Ha avuto un endorsement abbastanza singolare, no? Il movimento delle sardine, quello di Francesca Pascale, la compagna di Berlusconi. Non ce l'aspettavamo forse, o ce lo dovevamo aspettare, e le sardine possono tentare anche il centrodestra? Ve lo chiedo a tutti e tre, riparto da Poco, te, Scarpa. poco. Francesca Pascale non credo che sia la rappresentazione del centrodestra italiano. Dopodiché, per carità, quando si va in piazza ci si va a prescindere, quindi ci può anche andare qualche deluso di centrodestra. Non credo che saranno tanti. Credo che le sardine siano paragonabili in qualche modo ai girotondi o al popolo viola. Credo che si diversifichino dal Movimento 5 Stelle perché sono profondamente ideologici e palesemente di sinistra, mentre i 5 Stelle nascevano come teoricamente posti ideologici, dopodiché in piazza ci vanno anche i delusi dei 5 Stelle. A me piacciono molto, se sabato non avessi uno spettacolo teatrale ci andrei in piazza, ma ci andrò appena potrò. Mi piacciono questi ragazzi, li trovo sinceri e spontanei. L'unico consiglio che mi sono permesso di dargli, ma vedo che Mattia Santori, che era da voi anche pochi giorni fa, uno dei megafoni, dei leader delle sardine, mi sono permesso di dargli questo consiglio, di apparire un po' di meno, perché in televisione soprattutto, perché secondo me la loro forza è quella di essere sinceri, spontanei, belli e proprio in virtù di questa loro apparente evanescenza di catalizzare le forze da tutte le parti. C'è bisogno, come diceva una volta Gabere, un grido in cerca di una bocca. Ecco, in questo senso loro adesso sono quella bocca di tutte quelle persone che volevano gridare. Più si normalizzano, più vanno in televisione, più diventano cattolici, più in qualche modo si depotenziano. Sei d'accordo?